scontro ancora rimasto in winner bracket, poiché è la finale winner bracket, mentre andremo a vedere invece, mi associo sempre al bracket che potete anche voi consultare su university-esports.it, Vince contro Big Octopus. Anche questa è una sfida molto particolare, come vi dicevo, per Altassatu e Migrov, che sono stati eliminati nella giornata del 15, nella prima giornata in cui siamo andati effettivamente a eliminare dei giocatori, dopo il debutto di questa top 8, l'8 del corrente mese, abbiamo una storia simile per Vince e Octopus. Vince, top 8 su top 8, top 4, mostro di consistency. Big Octopus, che salta fuori gli ultimi due qualifier, mi pare abbia fatto solamente una top 8 nel terzo, per poi andarsi a vincere l'ultimo qualifier, pardon, per andare a fare secondo posto, dietro a Shanghai, naturalmente, nell'ultimo qualifier. Uno Shanghai che poi, ironia della sorte, Octopus ha buttato nel loser bracket, salvo poi perdere a sua volta da Exonar. Quindi una storia intricatissima per dire che Octopus è riuscito nel suo diabolico piano di farsi saltare in aria con Shanghai, un po' all'addio Tenzing. Vediamo se però Octopus riuscirà a uscire incolume da questo match di loser bracket, che ricordiamolo, vale la qualifica alla finale loser, ma rischia di portare all'eliminazione. Sì, appunto, giornata di fuoco per chi sta nel loser bracket quest'oggi, e la resa dei conti. Oramai le vite extra sono finite, appunto, oggi solo uno dei giocatori in loser ce la farà. E Krazud è già in pole position perché ne ha vinta una, ma deve vincerne una seconda, perché solo uno di loro quattro oggi passa e passerà al punto da arrivare a giocare contro lo sconfitto tra il Dulcis in fondo, tra Exonarf e Von, per poi culminare la prossima giornata con quelle che saranno il 29, esattamente, che saranno poi appunto la finalina che si gioca tra i due rimanenti nel loser bracket, e poi si va a fare potenzialmente la finale con bracket reset. Quindi se vince e arriva dagli inferi, quindi uno dei giocatori che già vediamo sotto qua adesso, oppure il giocatore che sta sopra, se vince e chiude la prima partita, ha vinto e basta, è il campione e non ha consumato neanche una delle sue vite, quindi un campione incontestabile a quel punto. Detto questo, stiamo per vedere una partita abbastanza, diciamo, mi ricordo vagamente il loro lineup. Mi attivo a fare mente locale. Mentre tu hai mente locale, io mi ricordo che Octopus la scorsa giornata ha commesso troppi strafalcioni, e l'abbiamo sgridato tutti e due, perché ha avuto una giornata... In realtà, l'ultima giornata, devo dire, molti giocatori ci hanno un po' delusi per le sviste. Poi ho anche rivisto il broadcast e ho visto i commenti che poi i giocatori che prendono parte al torneo vengono a fare post-game, discutono tra loro, discutono del nostro commento, e molti giocatori si sono effettivamente detti molto delusi da se stessi, perché ci sono stati tanti svarioni, tante letture sbagliate che si potevano benissimo fare in game, anche perché se ci arriviamo io e te solo è grave, molto grave. Gravissimo. Specialmente se ci arrivo io. Quindi molto grave, e hanno riconosciuto di aver avuto tutti quanti una giornata un pochino di svarioni, e Big Octopus è quello che un pochettino mi ha un po' deluso di più, perché naturalmente noi facciamo sempre il tifo per le nuove leve, ci fa sempre piacere vedere nuovi nomi entrare nella discussione della nostra community, e lo aveva fatto Octopus con un bel colpo di reni, abbiamo appunto detto, una top 8 e poi un secondo posto, salvo poi avere una top 8 un pochino caotica anche nel match di avvio di questa top 8, quando aveva battuto Shanghai nel primo match, nella giornata dell'8. Lo aveva fatto, se ricordi bene, con un pochino di errori non puniti, anche sì, una clip che abbiamo utilizzato come highlight per il riassunto settimanale di Amazon University Esports, in cui Big Octopus, mai punito, porta a casa una win contro Shanghai. Quindi Octopus è un pochettino che vive di rendita all'interno di questa top 8, salvo poi essere castigato con 2-0 da Exonar. Quindi io mi auguro che, a prescindere da come vada questa serie tra Vince e Octopus, Octopus riesca a fare del buon lore e riesca a darci un bel segnale in vista delle sue magari prossime apparizioni all'interno di questo circuito. Infatti ricordavo bene, comunque, per quanto riguarda le lineup, loro due sono dei giocatori che si appoggiano molto sul meta, sono entrambi gli unici che hanno portato GP Sejuani e si incontrano quest'oggi, ma non solo. Abbiamo da un lato Vince che porta GP Sejuani, Draven Sion e Poppy Zix, quindi il full meta, proprio la ladder, quello che trovate ogni giorno se rankate da Diamond in su. Dall'altra parte abbiamo Poppy Z, Gangplank Sejuani nuovamente, e infine un ultimo mazzo che non ricordo perché non mi pare di averlo ancora visto, di Big Octopus. Mi pare abbia quasi sempre schierato solo quelli può che essere, si è portato a casa. Può essere, in effetti ricordiamo la formula molto rapidamente, si tratta di un best of Kino Ban. Karma Senna. Vero. Forse vista solamente una volta. Tra l'altro ci dice la regia per un attimo che abbiamo un problemino con le carte di Vince. Ok, c'è un problema con lo spectate.
aspettativa di Vince, perché c'è un problema con lo spectate. Vabbè, questo momento è il classico Sweat With, come proponeva una vecchia trasmissione, quando io e Sol eravamo dei ragazzini e il digitale terrestre era cosa nuova. C'erano molte trasmissioni di poker in cui avevi una mano ogni tanto in cui vedevi la sola prospettiva del giocatore, quindi conoscevi le due carte del giocatore su cui c'era, diciamo, l'occhio di bue, su cui veniva concentrata l'attenzione, e gli avversari giocavano a carte scoperte, dovevi seguire la mano. Ecco, faremo così con Fotten, che non è altri che il nostro Big Octopus. Non vediamo altro che lo sviluppo board di Vince e il numero di carte che ha dalla sua. Quello che possiamo dire per certo solo è che in questo matchup Vince è l'aggressore e Octopus è il controller della situazione. Se riesce ad arrivare late game con questo mazzo karma, non ce n'è. Non ce n'è in nessun modo. Tra l'altro abbiamo già visto che Octopus è partito con un ottimo guard che a turno 2 ha mitigato i danni, rimosso un pezzo e ha cominciato a riciclare quella che poi effettivamente è la win condition di Big Octopus, lo sviluppo del Pack Your Bags, la ultimate della buona Evelyn, che da sola può distruggere l'intera board dell'avversario con un quarto della vita del suo Nexus. Vince chiaramente deve prendere iniziativa, deve andare a fare i disastri ai danni del Nexus di Fotten il prima possibile, giustamente è lui che deve aggredire. Uno Spooky Karma in versione un po' strana con Senna, l'avevamo visto giocato una sola volta contro un FTR, ricordo questo game leggendario della Senna che fa anche lei la mossa all'addio Tenzing con una Ruination a Fast, la ricordo, ed era stato proprio Big Octopus a dare un twist alla partita in quel modo, grazie poi ovviamente al late game di Karma che rimane comunque uno dei migliori in tutto il gioco. Vince è partito relativamente bene, ma Octopus ha avuto delle buone risposte. Ora, salvo una Bundle City scammereccia che sa fare del suo, appunto, questi manifesta, queste giocate estremamente efficienti in termini di costo in mana che non gli fanno finire le risorse, al momento Octopus in un ottimo spot. Quindi sì, già T4, 18 HP è un buon momento per lui. Potrebbe già essere un game a favore dalla sua, si potrebbe già vedere così presto in un matchup del genere, anche se non è detta l'ultima parola. Assolutamente. Oh, anche perché della variante Noxus, o comunque di tutte le varianti aggressive Bandle, questa è la variante più all-in, più face, più banale e monodimensionale, se vogliamo. Quella che deve portare quanto prima l'avversario a zero su Nexus. Non è una variante che può rifugiarsi nel Bandle 3 come win condition, se ricordo bene. Sì. A meno che abbiamo visto in realtà qualche Poppy Ziggs avere un paio di copie di Bandle 3, forse però era cosa dei qualifier, nessuno ha dato pot effettivamente l'ha portato. Questo è un Poppy Ziggs assolutamente straightforward, classico mazzo aggressivo, solo intenzionato a fare male al Nexus avversario. Quindi una volta che Octopus stabilizza con questo tipo di mazzo, una volta che alza abbastanza difese sul board, è in una botte di ferro, salvo strani game che vanno letteralmente giocati solo dalla mano al Nexus nemico, ne abbiamo visti. Ricordo una rimontata pazzesca da parte di un Poppy Ziggs, se ben ricordo, contro Draven Sion, che ha utilizzato Burst dalla mano per portare il Nexus avversario da 18 a 0, non ha mai portato un danno via board, e quello potrebbe essere uno scenario difficile pensarci contro però a questo Spooky Karma con Senna che solitamente ha molte cure. Esatto, e non solo le cure, abbiamo anche l'unica risposta del gioco degna praticamente oramai rimasta a Decimate, che è proprio Deny, che ti permette di fare quella, addirittura quel man advantage dopo aver negato i quattro schiaffoni che ti tira la spell di Senna. A questo punto Senna direi che è un'ottima giocata, riesce a mettere una buona pressure questo turno, è già un attacco che comincia ad abbassare i punti vita dell'avversario e soprattutto sta rendendo fast la sua darkness, e grazie a quella combinata con il palm nel prossimo turno potrebbe Octopus reggere la combat. No, perché arriva Poppy, semplicemente. Un'ottima Poppy per Vince a questo punto. C'è sicuramente il Palm che può andare a fermare l'attacco di Ziggs, ad esempio, per far fizzlare la passiva di Ziggs, ma quella Poppy darà un buff alla sua board. C'è un funghettino che va a mettere un piccolo danno a segno, e quella Darkness che poteva sembrare utile per tre mana non trade più con Oncologo. Ah, è un turno veramente pesantissimo per Octopus. C'è bisogno di palm. Iniziano a saltare un po' di punti vita. Mm-mm. E vai effettivamente a fare un buon tappabuchi, con anche l'opportunità di stabilizzare poi a medio termine con anche un po' di cure dal Withering Whale, dal Vile Fist, il Deny che comunque abbiamo detto si poggia su un Decimate per negarne il danno. Quindi diciamo che di cure o di danni negati ne ha, però questi danni che passano su board, chi ha giocato contro Burn lo sa,
sono già troppi, sono di troppo. Dovresti già aver messo a bada l'avversario. E questo Decimate filtra. Bravo, per Deny. Bravissimo. Bravissimo a infilarlo adesso. Ha rispettato il Deny e alla fine è questo che devi fare se vuoi prendere il vantaggio vero contro un deck del genere. Devi forzarlo a risponderti a fast alle tue combat e poi fai passare i tuoi combat trick. I tuoi burst diretti al Nexus. C'è un Goard nella mano di Octopus, un mana per un HP e oro colato in una situazione del genere dove stai veramente piano piano soffocando contro un avversario che ha ancora comunque 5 carte in mano. Se in quelle 5 carte in mano mettiamo 2 Decimate, è già morto, se vogliamo. Octopus, quindi devi assolutamente fare qualcos'altro. Abbiamo, grazie alla regia, un applauso alla regia. Non si suda più, come stavi dicendo tu prima. Vediamo una mano comunque abbastanza piena di sparetti per quanto riguarda Vinz. Ci sono 2 Pokestick, abbiamo un Lecturing Yordle, quindi un altro proiettile che si infrangerà sicuramente a questo punto sulla faccia di Big Octopus, che a questo punto è sicuramente tentato di fare quel Goard, ma la paura che arrivi un Fervor un pochettino ti dovrebbe attanagliare. Hai il Vilefist nel caso per andare a correggere la situazione. Attenzione, gruppo disperso, vuole essere evocato. Gruppo disperso è una peculiarità incredibile in questo deck, che a lento tu hai praticamente solo guardia e rovina se la giochi. A fast hai un parco carte infinito, a burst hai solamente Deep Meditation. A me piace moltissimo il gruppo disperso in Spooky Karma, chiude la curva sul 6 e sono delle stat veramente buone. E infatti vediamo un gruppo disperso a velocità lenta che hitta proprio un Goard. Ne abbiamo 2 adesso. Però a questo punto, se sei intenzionato a fare quel Goard sul Concologo, ti stai esponendo a Fervor. E quello mi piace un pochettino di meno, ad esempio. Next level, mi piace un sacco anche a me in questo deck. Effettivamente hai una selezione molto accurata di quello che vai a prendere grazie al disperso. Quindi veramente forse il migliore impiego che ho visto fare di questa carta da quando è così. Ricordiamo che ha avuto un po' di modifiche, un po' di trascorsi. Molto interessante, con 14 a 8 sul T8 non stai benissimo. Allora, hai un blocco importante sul 4-5, su Ziggs. Vorresti avere anche un Vilefist o il body di un Vilefist da immolare in parata dello Yordle a monitore. Devi accontentarti di andare a mettere un po' di pressure e gestirne uno di Steel Tempest, che comunque hai in mano. Hai comunque un Deny che può poggiarsi su un Decimate nemico. E hai ovviamente il bloccante 5-6 che è molto buono. Eccolo lì. Non sono serenissimo comunque ancora, fossi nei panni di Big Octopus, perché quelle 4 carte possono essere veramente un botto di danni. Sì, esatto. E qui c'è anche un top deck di Vince del Mayor. E qua, interessante la dichiarazione di combat di Vince. Mi sento di dire probabilmente un piccolo errore, forse. Certo, vedendo le carte in mano di Octopus per noi è più semplice, ma quando Spooky Karma ha 8 mana, di solito vuoi fare board, perché due sono le cose: o ti mette board anche lui per rispondere e poi non può tirarti le spell, oppure passa per tenersi le spell a fast nella combat, ma in ogni caso lo vuoi un po' forzare Spooky Karma quando sei in questo scenario. Arriva un Pokestick sul gruppo disperso, quasi come se volesse tradarlo a questo punto, Vince. Ha investito un danno che poteva andare face su un pezzo dell'avversario, probabilmente per dare valore a quella spell di Ziggs che è ancora lì nella sua mano, probabilmente un'altra copia di Ziggs. No, invece, dardo velenoso lo porti a 1. A che pro? Qui prodest, dicevano i latini, a chi giova? Interessante. Cioè, stai setappando la bombetta... La bombetta doppia, e sei anche fortunato perché adesso Octopus dalla sua ti fa quasi sicuramente l'elusiva al prossimo turno, e a quel punto tu puoi fare la bomba di Ziggs e si split e te li rimuove entrambi, ma sì. Hai una lungimiranza tale e non stiamo a considerare che... Eccola lì, appunto. E non stiamo a considerare invece un più banale e semplice, il Nexus dell'avversario è a 9, buttalo giù. Esatto. A schiaffoni. Qui l'ordigno rotolante viene dal futuro per Vince, perché trova un 2x1 fantastico. Già. Ma siamo in zona karma. Siamo molto vicini alla zona calda o zona karma, sono sinonimi in questo mazzo, perché il prossimo turno è il nono, può scendere karma in quasi totale sicurezza, anche armata del Deny, e siamo a un T10 dove c'è un Withering Whale Split, di conseguenza la
quasi assoluta certezza di essere ancora vivo. Mi sento di dire no dalla sua foto. Decide di sviluppare Senna invece. Le sei cure del Withering, perdonami, erano molto più golose di qualsiasi outcome di Senna. Mi sa di sì, mi sa di sì. Una semplice, allora, Karma più Vile Fist sul 2-3, banalmente, per avere quel piccolo body in più ad andare a bloccare, e poi potevi scatenare l'inferno al turno successivo. Adesso stai dando letteralmente un open attack in più al tuo avversario, un po' gratis, se vogliamo. Perché adesso c'è una ripartenza su board, non deve rispettare niente Vinz. Mi stupirebbe che si andasse mai a non giocare tutto quello che ha in mano. Addirittura poteva fare sindaco come prima cosa per avere più agency sulla casualità del sindaco, o avere quei due mani in più sulla casualità del sindaco, anche se a tutti gli effetti la Legion Grenadier la andavi sempre a sviluppare, quindi è una cosa relativa questa riguardo a Vince. Mi stupisce di più non abbia sviluppato board il turno prima. Questo ovviamente, questo giocare prima la 2-3 prima del sindaco è solamente quasi una licenza poetica nel condurre il turno. Però esatto, non vedo cosa trattenga Vince da scaricare tutto quello che ha in mano. Non vale la pena rispettare nulla con una mano del genere, l'all-in, per avere la dichiarazione di open combat migliore possibile, banalmente. Quindi sì, non c'è davvero molto a cui pensare nei panni di Vince. Bisogna scaricare e pregare che basti quest'ultimo assalto, anche perché una volta che il mazzo di Octopus stabilizza, non ce n'è davvero per nessuno. Allora, troppe cure, troppe rimozioni, non si riesce più a far filtrare un danno e finisce lì la partita. Anche se, come dicevi giustamente tu, il tardarsi di Karma ha creato una finestra di un altro turno per questo open combat. Un open combat che non sarebbe potuto arrivare banalmente con Karma Terra, visti i due danni ad area del Withering Whale con le sei cure annesse, più ovviamente la rifinitura del Vile Fist doppio, anch'esso molto forte. Quindi molto molto pericoloso sarebbe stato lo spot con Karma Terra. Con Senna invece a terra è più pericoloso per il buon Octopus. Sì, sì, alla fine hai guadagnato solamente un bloccante. Addirittura sindaco va a dittare telescopio, quindi pericolosissimo. Attenzione però, esatto, bravissimo Vince che blocca. Fondamentale questo blocco, assolutamente importantissimo, perché ricordiamo che Octopus ha giocato triplo guard, quindi è pronto il file valigia all'interno del suo mazzo. 5 danni diretti che sono sia velocità lenta, ma Senna la trasforma in una carta fast, quindi assolutamente da rispettare questi danni, altrimenti andava in un'eventuale proiezione di lethal. E c'è uno sviluppo di carte incredibile per Vince sulla sua board. Arriva anche questa seconda darkness dopo la combat, ma ci sono due pezzettini a posto uno che non vedono l'ora di entrare in gioco e di fare veramente il disastro ai danni di Octopus. Il monumento tirato fuori dal Bomber Twins è completamente inutile, ma non è tanto quello quanto il fatto che c'è un attacco di 5 pezzi contro un fatto incastonamento, un bloccante. Arriva sicuramente il Withering Whale a questo punto, che va a gestire due pezzi. Senna ne può bloccare un altro, passano 5 danni, 6 con una cura di 3 sono 3 danni, e Octopus si trova a 3 di vita, armato di doppio Deny. Ma qui banalmente anche solo un Fervor poteva essere veramente tanto problematico. Guarda che bel board per un Withering Whale doppio sarebbe stato. 6 di cure e full clear. Ma probabilmente basta filtrava. Comunque. Probabilmente basta comunque, perché a questo punto sì, sono finite le risorse nella mano di Vince. Addirittura Senna si evolve a questo punto, perché vede 3 bersaglio più rimossi via delle spell. Sconta tutte le magie da danno che puoi sognarti. E siamo nella stessa situazione, sempre 6 HP sul Nexus di Octopus, non ci sono giocate nella mano di Vinz, e ci sono i counter, e arriva anche un Pack Your Bags a questo punto. Con una giocata di Karma into Pack Your Bags abbiamo una doppia swingata della ultimate di Evelyn, che assicura un 1-0 per Octopus. Non penso ci sia nulla che possa andare storto a questo punto. Forse non vuole nemmeno sviluppare Karma per tenersi open di Deny, è una saggia scelta probabilmente. Oppure non giocava l'unità 2, aveva 5-4-4 per 13. Vero, in effetti è vero. Vabbè. Non vuole giocare Karma, va bene così, la partita è finita lo stesso. Basta, cioè sentite, gli sta sulle scatole l'idea di darci ragione, lo capisco. Ha ragione, vincerà senza Karma, è una challenge nuova e fa bene, e è chiusa. poteva giocare diversamente, più che altro perché ogni volta che noi discutiamo su cosa avrebbe voluto fare il giocatore e indaghiamo sulla sua linea di pensiero, è perché la prima idea che ti viene in mente è quella dove tu vai ad indagare cosa devo rispettare dell'avversario per cui io non faccio questa giocata.
e la risposta era potenzialmente nulla di quello che aveva l'avversario in mano, ma non importa, il fine giustifica i mezzi forse, e forse porta a casa comunque un solido 1-0. Ha giocato molto bene secondo me, addirittura siccome a chi gioca agro piace concentrarsi sulle piccole decisioni nei turni, nei primissimi turni, secondo me quell'open combat così forte di, sul T8 di Vinz poteva essere ancora più forte andando a sviluppare, perché in effetti c'era poco da rispettare. Un concorso in palma era già stato giocato dal suo avversario, che era la carta peggiore perché a tutti gli effetti va a fare una tempo loss e va a fare un 1x2 il concorso in palma, ma uno era già stato giocato. Davvero rispetti il secondo in un game che non sembrava stare andando bene? Forse l'errore più grosso l'ha fatto proprio Vinz, non saprei, bisognerebbe vedere poi gli scenari che si aprono. Ma detto questo, siamo già a game 2, 1-0, non per il Poppy Zix, che peraltro viene riproposto al piano di sopra e gioca una monocopia di Treasure Trash, ho visto bene? Spela 10 che ruba le partite? Bravo, mi piace quella filosofia. Proprio, proprio quella. E sul tour, sul game precedente, io l'unica nota che mi sento di fare ancora una volta al buon Octopus riguarda solo quella spesa di karma, perché sì, non c'era una soluzione più safe di karma. Quella Senna rappresentava dei rischi, è vero che sviluppavi una darkness, ma quella karma scesa non era che l'assicurazione sulla vittoria. Con Senna hai tenuto un pochino la partita sul filo, ecco, senza che fosse necessario. Detto questo, sì, non mi sento di sottolineare grosse misplay per quanto riguarda Octopus. Una linea un po' rischi non è di certo una misplay. Adesso sempre Ziggs Poppy proposto da Vinz per il buon Feed Fotten al secolo Big Octopus. Questo dovrebbe essere il Poppy Z, era sì. Poppy Z o Poppy Lulu? Mi pare Poppy Z. Sì, sì, dovrebbe essere Poppy Z, l'iterazione più popolare alla fine di questo decklist qua. C'è il passo per Octopus che invita proprio l'avversario a giocare un'altra carta, e qui fossi in Octopus investirei quella 2-1 elusiva. Buono perché il suo deck gioca il Laurent Protege, quindi hai un 2-4 costo 3 con Challenger che può andarsi a pappare i pezzi dal campo dell'avversario. Quello ti aiuta sicuramente moltissimo. Questo passo non mi piace particolarmente. Non sono assolutamente un fan di questo passo, perché vedo tantissimi danni entrare a T2 quando è il anche tuo mazzo che potenzialmente outscala. Sbagliato? Anche il blocco è sbagliato, perché se sviluppi Loran, quella te la vai a mangiare la 2-1. Poi vai a mangiare la 2-1 e stai prevenendo un danno di più e risparmiando un danno sul protégé, mettendo il 2-1 in blocco sul 3-2. Sì. Wow, attenzione. Non di nuovo, Octopus. Respiro. Perché non di nuovo. Esatto. Respiro profondo, giustamente. Esatto. Respiro profondo. Turno 3, quasi sicuramente fai il protetto dei Laurent. E a questo punto non c'è un mondo in cui non vai a tradare quel 3-2. Siamo tutti d'accordo. L'unico mondo in cui potresti cambiare idea è se giochi attorno a un Oncologo che potrebbe entrare in board e generare quella spell che ti fa una singola spell che per un mana fa un danno, visto che Noxus e Bundle City ne hanno ben 3 che possono uscire. Ma forse lo sta davvero rispettando. Il Loran va a prendere il 2-1 e dice: beh, tanto poi nel caso il 3-2 lo blocchi. Ci sta come scelta sicuramente. E c'è uno Ziggs che però ovviamente torreggia con le sue statistiche gigantesche. Cioè, quanto è ironico che Ziggs su Legends of Runeterra abbia le stesse statistiche di base di Riven? Quanto è proprio tipo, cioè, vedo Ziggs, uno che mangia dinamite a colazione, vedo Riven, una superstite, una reduce vestita della sua voglia di fare a botte e basta, praticamente hanno le stesse stats su questo gioco. È incredibile, giusto. Bellissimo. 24 dubbio per Octopus. Cosa vuole fare? Vuole mettere un bloccante? Vuole mettere una pop? Vuole fare Golden Aegis per stabilizzare? No. Con Oncologo che tra l'altro ha dato la flock. Wow. Antipaticissima questa flock. Ok. Quanti danni siamo disposti a tankare? Inizio a avere i brividi nei panni di Octopus, perché questi spot in cui devi iniziare a bloccare e a immolare la tua Poppy sulla difensiva in questo modo è brutta storia, perché il problema è che non puoi stabilizzare con questo mazzo, non ti puoi accontentare di parare la robaccia che Vinz ti tira addosso, devi riuscire ad imbastire l'attacco
attacco al quale non c'è risposta. Così vai avanti e vai verso la tua wincon, che è quella di chiudere con un rally effect. Se devi sempre solo parare pari pari, intanto ti sta venendo rosicchiato il Nexus e tu non stai credendo quello dell'avversario. E stiamo un pochino andando verso quello scenario. Ai ai ai, infatti avevo proprio paura fosse questa la scelta difficile di Octobus. Qua si sceglie veramente, si decide veramente il destino della partita in queste giocatine. E decide proprio qua che era giusto tankare 6 danni. Probabilmente la giocata è come piace a noi definire, la giocata che ti porta a super perdere, ma per avere quella singola chance, nonostante il tuo Nexus sia comunque a 7 punti vita, a 5 contro un burn deck. Però è una giocata che ti porta ad avere questo turno 5 veramente, veramente devastante. Se sei Octopus, hai Poppy che va a buffare Zed e la Greenglade duo e vai a dichiarare una combat che è proiezione di Lethal proprio sui pezzi non bloccati, e hai anche un Nopify pronto a rispondere con quei mana da parte. Quindi è assolutamente accettabile la scelta che ha fatto. Ovviamente ti stai esponendo alla possibilità di un Decimate into Flock che ti va a rovinare la partita, ti va a rovinare la giornata. Però, scusatemi, Decimate into Fervor che ti va a rovinare la giornata, però devi far succedere qualcosa. Continuare solamente a bloccare, come diceva giustamente Volkat, non funziona, perché non c'è un momento in cui tu sei stabile e l'avversario non riesce più a chiudere. L'unico modo che hai per vincere in questi casi, in gergo tecnico, si dice invertire la race. È l'unico modo che hai, a tutti gli effetti. Devi trovare quel momento per rovesciare la partita e strappare la spada dalle mani dell'avversario ed essere tu a minacciarlo a quel punto. E questo è un modo in cui puoi farlo, sicuramente, dando in pasto i punti vita del tuo Nexus. Arriva una pila un po' strana. Ok. A cosa sei disposto a rinunciare se sei Octopus? Penso sei disposto a rinunciare alla Greenglade duo. Poppy è meglio. Bello questo setup, tra l'altro, sul top deck di Ziggs. Quanto ci ha visto lungo Vince. Va a fare il trade su Poppy, minaccia loro due, danneggia Zed e quindi c'è una flock. Sa che con quei due mana può arrivare massimo un combat trick per salvare uno dei due campioni presenti sul campo di Fotte. Nel costo di solamente, alla fine, quelli che saranno 4 HP del suo Nexus, con il passaggio dell'ombra di Zed, Vinz si porta a casa comunque un onestissimo turno 5 e la presa d'iniziativa del suo avversario, la sua ripartenza, non è stata così devastante, visto che lui ha tankato la bellezza di 6 danni al turno precedente per alla fine farne a malapena 4 e ritrovarsi ad un board state di quasi pareggio, potremmo dire. Ok, su questo turn è arrivato uno swing gratis del clone di Zed, che non ha però naturalmente chiamato a sé l'attenzione di Ziggs. Dovere dell'attaccante mantenere quante più bocche da fuoco in modo da fare la chiusura della race e non dover continuamente difendersi e basta. Su questa dichiarazione però di board, su questo board interessante sviluppato da Fotten, c'è sempre la minaccia della Aegis. Wow. Ma non c'è il tempo per andare a svilupparla qui, perché stai già lavorando ai blocchi e questi Aluf vanno per mangiare Aegis. Aluf Traveler che esce da sindaco. Wow, una delle giocate più scorrette nella storia dell'universo di Runeterra. I due nani pelosi che distruggono il drago divoratore e creatore di stelle. Sono loro due, la creatura più potente in tutta Runeterra. Li abbiamo lì ed escono al modico prezzo di gratis dal sindaco. Fortissima, una delle combo che è diventata metal staple da quando è uscita Bundle City, veramente forte. Come vediamo, vai a minacciare anche contro un mazzo aggro, dove dici, cavolo, vado a prendere la carta più costosa di un mazzo aggro. Comunque sia, vai a minacciare quei Decimate, vai a minacciare quelle Poppy, vai a minacciare quelle Golden Aegis. E questo turno, se avessi avuto una Golden Aegis, staremmo parlando di un'altra partita completamente. È arrivato il Decimate nella mano di Vinz, ma non ci sono i mana per chiudere effettivamente il game in questo turno. Quindi è diventato una, diciamo, una partita di sopravvivenza per Vinz. Se si porta a casa questo turno vivo, al prossimo ha vinto praticamente di sicuro. Ma col fatto che ha distrutto a tutti gli effetti la Golden Aegis dalla mano dell'avversario, possiamo già quasi con sicurezza dire che la partita cade nelle mani di Vinz e siamo su una potenziale proiezione di 1-1, quasi certa a questo punto. E dunque andiamo a vedere se passerà questo Lethal. Non credo, ci sono informazioni scoperte per cui tu debba temerla e devi andare a fare gestione quanto migliore possibile di quel Nopify.
non dovrebbe bastare adesso il danno. Su questa dichiarazione di danno passano quindi 4. C'è lo Sharp Sight in protezione di Poppy, così che chiuda il trade su Ziggs senza rimetterci le penne. E questi sono abbastanza pezzi che filtrano da far un pochino insospettire Octopus. Perché se stai così tanto vincendo a board, devi temere la win condition aerea, quella dei danni a cui non puoi rispondere. E probabilmente su questo Fervor, per quanto sia goloso vedere quei danni filtrare, comunque sono gratis, sono danni ovviamente che quello Zig sta comunque prendendo dalla combat e che comunque riuscirà a mettere su Poppy, tu devi prevenire quei 3 danni a tutti i costi per non andare sotto ad Decimate. La legge Octopus, costo facile in questo spot, e trova questo filtro dei 4 danni su 5, su 4, pardon, che a costo 5 può fargliene Vince. Lui è scoperto, non deve filtrare altro danno, ma per fortuna ha più attaccanti che blocchi. Attenzione, ho sbagliato a contare, ho contato un danno di troppo invece. Attenzione, invece non arriva Legion Grenadier, quindi ho contato tutto quello che c'era da contare. Perfetto, non mi sono sbagliato. Impact, Decimate e Grenadier, sì. Avevo contato Impact più Ziggs più Decimate 7 danni, ma in realtà fa 6, avevo sbagliato a contare, però non importa, ovviamente. Vince al top deck aveva letteralmente più del 70%, 75% del suo mazzo, che gli avrebbe dato la lita a questo punto, quindi comunque sia la proiezione era totalmente in suo favore. C'è qua una fortissima... Wait, ma se Farelli riesce a dichiarare la combat prima che scenda al Decimate? Ok, never mind, appena no. Perso il game. No, anche l'avesse fatto comunque il rally. Parava il sindaco, sì, era safe. Quindi giochi la tua 2-3, bloccavi e non passava mai abbastanza danno. Passava al massimo 5 di danno, che comunque non era sufficiente a questo punto. E addirittura al massimo 6 splittando. Sì, bisognerebbe andare a vedere nel game se ha perso quel danno, perché se ha perso quei 2 danni... che adesso gli stanno costando la mancanza di lethal, avrebbe comunque sbagliato, perché non si è dato il tempo di fare rally e subito attacco sviluppando il falchetto. Però bisogna vedere se nell'arco del game ha perso quei 2 danni che ora non gli hanno dato lo spot per la rally il più velocemente possibile, in modo da andare a dichiarare la combat prima che il decimo dell'avversario potesse scendere. È stata una partita un pochino caotica, ci sono stati molti spot in cui non sono stati fatti i trade più safe. Penso ancora ad esempio a quello spot in cui il protégé non è andato a bloccare, a prendersi la 2-1, perché il primo 2-1, il Navori Blade Scout dovrebbe essere il nome, il Navori 2-1 che è elusivo quando lo giochi, non ha parato il 3-2, quindi sono filtrati 2 danni in più in quello spot. È filtrato un danno sul Nexus da parte del 3-2 ed è filtrato un danno sul protégé, che è dovuto andarsi a prendere direttamente il 3-2 a mano in fase di challenging del pezzo. Quindi questa è una di quelle partite un po' sporche da parte di Octopus, in cui potrebbe essersi nuovamente perso la lethal. Dovrei rivedermela. Quello che è certo è che Vince, nella vittoria e nella sconfitta, sta giocando super clean e sta giocando molto bene degli spot non autoevidenti, e questo è sempre molto lodevole. Voglio sottolineare che, cioè, nel senso, noi ogni tanto diamo uno sguardo alla chat e mi stanno flammando pesantemente, fanno bene, perché prima ho detto che Karma raddoppiava il danno di Pack Your Bags e ho sbagliato, sì, lo so qual è l'interazione, smettetela. Comunque, siamo a Game 3, scusate, interruzione della trasmissione per la mia pubblicità personale. Torniamo in partita, siamo a un bellissimo matchup, sì, è proprio pura giornata di ladder quello che stiamo vedendo adesso. 19 minuti sul timer per giocare un Sejuani GP versus Poppy Z. Start fenomenale per Vince, che parte non solo con la 1-2, la Crackshot Corsair, ma anche il nub di T2, che gli va a dittare peraltro un elusivo. Magari non la nubbata migliore in assoluto, ma comunque sia potenzialmente un parante in una partita dove alla fine sei tu che ti vuoi difendere al punto da arrivare a devolvere i tuoi campioni e chiudere il game per sempre. Octopus dalla sua ha avuto uno start decente, questo Laurent va comunque a prendersi un free trade che non ti fa assolutamente male, e hai sia il rally effect, sia la pop in mano, e pure un combat trick che potrebbe servire a reggere proprio quegli harpoon che sono presenti nella mano di Vince. Attenzione, potrebbe essere un veicolo per fare un danno diretto quella streghetta. Ah, rispetta Sharp Sight. Mi piace. Brividini. Bravo. Allora, perdere da Sharp Sight, la streghetta, sto pensando se non mi vada bene, in realtà la risposta sta nella curva che hai, perché sei talmente inclanchinito con questa manovra che non è molto facile. Oddio, se attacchi di streghetta e fa Sharp Sight, tu spari l'harpoon, però
Eh già. Infatti, secondo me, qui il passo lo provi, è un po'... secondo me lo provi, esatto. Perché se fa plunder, se ti prova a parare, se non ti riesce a parare plunderi, good stuff, super good stuff, perché entrambi i campioni che vedono il conteggio andare su perché li entrambi pronti in mano. Se non passa, hai comunque la soluzione che vale il 2x1. È super good questo attacco di streghetta. Sì, sì, decisamente. E comunque sia, sì, ovviamente poi ti devi mettere una condizione in cui e magari oltre a una chance c'è anche un secondo combat trick, perché a quel punto è quello il ragionamento che devi fare, visto che qualsiasi combinazione di due combat trick risolve invece la situazione in favore di Octopus, perché sia doppia sharp che sharp twin discipline, sia sharp sommata ad una ranger resolve, basta a clearare lo scenario in cui dichiari la combat, ti vedi il blocco e fai harpoon. Quindi ci sono un po' di combinazioni di carte che ad Octopus vanno bene, e in effetti quando sei a T4 voler fare una giocata già così a ceccare la mano dell'avversario che ti porta poi a perdere potenzialmente non suona effettivamente bene. Sono d'accordo con Vince nel giocare conservativo. Però anche provarla, alla fine partono un sacco di carte dalla mano dell'avversario. Non lo so, anche perché appunto quando giochi contro un mazzo come Poppy Z, certo lui deve fare poche decisioni in breve tempo che lo portano a chiudere la partita. Il problema è che spesso portano anche te a dover fare delle decisioni difficili come questa. Da dire, però quel più uno mi serve. Questo è un matchup dove non so se arrivo a vedere i miei champion evolversi, perché vedergli fare 5 danni al mio mazzo è veramente molto difficile. E se evolvo i campioni, se sono Vince e evolvo i campioni in questo matchup, ho sempre vinto. Quindi, chissà se questa streghetta che non ha attaccato tornerà ad infestare i sogni di Vince. Lo scopriremo, anche perché questa qui è l'ultima partita della Best of 3 e chi perde è fuori, ricordiamolo. Ciao. Vediamo, queste sono i bivi in cui possiamo andare a dare una tirata d'orecchio ogni tanto ai giocatori più bravi, però ovviamente col grossissimo assist dell'onniscienza. Nel caso invece di altri errori un pochino più plateali, come quello che ad esempio il buon Octopus ha messo nel game prima, io vado full acid cut mod e mi preoccupo di fare la maestra cattiva che metterà l'uno nell'angolo con il cappello con le orecchie d'asino. Però detto questo, siamo sempre consapevoli del fatto che loro siano lì a giocare il torneo, probabilmente anche per un ragazzo che sta esordiendo in un torneo così comunque prestigioso nell'ambito italiano, ci sia un pochino di tensione, un po' di emozione. La prima volta che vediamo comunque Octopus comparire in un featured match, in una serie di featured match, in questa quarta edizione del torneo di Legends of Runeterra di Amazon University Esports, quindi possiamo anche dargli il beneficio di un pochino di tensione. E comunque, tensione o non tensione, sta arrivando a giocarsi la bella per entrare nella final loser bracket, nella finalina loser bracket prima della vera e propria final. E devo dire che con questo board non è nemmeno messo male per agguantare uno spot. Vero, verissimo, anche perché questa giocata di Vince è stata interessante, perché è come se avesse baitato a fare questo attacco ad Octopus dicendogli sì, mi grabbi il barile, guarda, mi grabbi l'altro pezzo, perfetto, ti sei fatto il trade, ma tutti gli effetti è un T5 in cui non gli ha messo danno, però proprio ha fatto più uno. E adesso c'è anche il rally, e tu Vince non hai risposte a questa giocata, quindi questo fa veramente, 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 veramente male se sei... Sei Vince, sono tantissimi danni, sono 9 danni, 10 danni, e Poppy che vede già 2 sul suo contatore, è tantissimo, al punto che mi aspetto che questo turno per Vince sia una Sejuani che va a prendere Poppy, e un attacco che viene fatto con entrambi i pezzi, perché se quella Poppy dovesse sopravvivere il turno dopo la partita è finita, quindi secondo me qua devi tentare il tutto e per tutto per far passare anche solo un danno, per far plunderare il tuo arpione e poterlo pagare solo 3. Qui deve attaccare anche GP. Bravissimo Vince, sono assolutamente d'accordo con la scelta. Ok, in questo molto modo difficile... non può salvare Poppy in questo modo. Sì. Non può salvare Poppy, e soprattutto sta comunque sfoltendo delle file di attaccanti in questo momento che sono pericolose in fase d'attacco. Quindi piccola, non è facilissimo. C'è una piccola questione che qua gli conveniva forse andare a attaccare con GP quella Poppy per due motivi. Primo, perché di Sejuani ne ha un'altra in mano, quindi era quella che se proprio doveva andare a morire magari da una sharp side sul 4-4 banalmente era quella meno importante, ma soprattutto
andare a giocare attorno a una carta in più, cioè la possibilità che esatto l'avversario avesse solo Twin Discipline. Con solamente Twin Discipline non sarebbe bastato ad ucciderti gli Sejuani, ad esempio, e Poppy magari veniva lasciata morire senza la possibilità di tradare così comodo. Però vabbè, non importa, anche questa scelta lo porta... Alzo la manina timidamente e lo dico che non mi è piaciuto per niente questo blocco, perché col 4-4 e lo Sharp Sight teneva una bocca da fuoco in più. Però ha provato a tenere in vita la sua Poppy, giustamente. Lui ha provato a mettere il più 0 più 3 su Poppy per tenerla in vita. Secondo me qua ci stava a tenere in vita la Poppy. Ovviamente stai sotto Harpoon, ma non ci puoi fare niente. Con Harpoon la situazione era sempre una lose, perché anche lì andavi a conservare una bocca da fuoco in più, però poi l'avversario avrebbe avuto Harpoon al prossimo turno in mano, quindi te lo poteva tirare poi dopo, era più o meno lo stesso trade di risorse. Lo so, però almeno stavi passando dal tenere viva una Poppy che comunque si prendeva 5 sberle e non killava l'altro pezzo, al tenere vivo un pezzo intero che stava tradando free into GP. È un po' diverso il pavimento da cui parti. Sì, poi chiaro, però, il tetto di resa esatto. Della giocata di Poppy fosse migliore, perché Poppy si evolveva. Però in questi spot dove stai comunque parecchiando un sacco di danno, provare a tenere una bocca da fuoco in più piuttosto che una specifica bocca da fuoco mi piaceva di più. E intanto qua siamo in un attacco pericolosissimo, perché abbiamo una proiezione di Lethal effettiva attraverso gli elusivi. Per fortuna c'è il secondo arpione nella mano di Vince, che purtroppo non ha avuto facili modi per andare ad arginare i danni diretti che gli sono entrati in questa partita. Sono 5-6 con Sharp Sight e Lethal. Effettivamente Lethal, e quindi Big Octopus se la porta a casa dopo uno start estremamente esplosivo e delle decisioni anche abbastanza difficili prese in questo game. E 8 danni esatti sono il 100% garantiti Lethal via elusivi. Una mano fenomenale per Octopus e un Vince che invece ha arrancato, ha fatto fatica ad attivare quegli arpioni, ha fatto fatica ad attivare